Thank you.
Qualcuno potrebbe dire, oh, questo discorso sulla Sharanagati è molto facile per te. Because you have no responsibilities. Perché tu non hai responsabilità. You only doing bhakti every day. Tu fai solo la bhakti. And not anything else. Tutto il giorno, non fai nient'altro. And not only you, Prem-Prayojan Das. E non solo tu, Prem-Prayojan Das. Anche quel Madhav Das, anche. He never does anything. Lui non fa mai nient'altro. Always chanting. Lui canta solo. Always cooking for Krishna. Sempre cucina, sempre lui. Always dancing everywhere. Haribo, Haribo, Madhav. Danza dappertutto, sempre Haribo. And not him also, that one also, Sikhimai. Anche quell'altro, Sikhimai. These persons, they're all quite mad. Tutte queste persone sono un po' matte. Someone may say, oh, you persons, you are only serving Krishna all the time. Qualcuno potrebbe dire, voi persone, voi servite solo Krishna. Ma io ho tante responsabilità. So, this song is especially for you, don't worry. Questa canzone è specialmente per voi, non this song was written by a great saint named Srila Bhaktivinoda Thakur. Questa canzone è stata scritta da un grande santo chiamato Srila Bhaktivinoda Thakur. How many children do you have? Quanti figli hai? Three. Srila Bhaktivinoda Thakur had 13 children. Srila Bhaktivinoda Thakur aveva 13 bambini. And two jobs. E due lavori. But still he was a great saint in the line of bhakti. Ma era un grande santo nella linea della bhakti. So he is singing this song. E lui canta questa canzone. He is living in his house. Lui vive nella sua casa. And the deity of Radha Madhav is there. E la divinità di Radha Madhav è lì. And every day he is coming to Krishna. E ogni giorno lui va da Krishna. And with tears in his eyes. E con lacrime agli occhi. And he's saying, Manas deha ke ho, jo kichu moho, arpilu tva pade, nanda kishu. Oh Krishna, my body, my mind, and my house, and my family, everything, I am offering at your lotus feet. E lui piangendo dice, oh Krishna, la mia mente, il mio corpo, la mia casa, la mia famiglia, qualsiasi cosa io la offro ai tuoi piedi. Everything belongs to you. Perché tutto quanto appartiene a te. Sampade bipade, in my success and in my disaster. Nel mio successo così come nel mio disastro. In my life and in my death. Nella mia vita così come nella mia morte. Everything you are and giving all responsibility to everything to you. Tutto quanto io do la responsabilità di tutto quanto a te. Oh Krishna, if you want, you can kill me. Oh Krishna, se vuoi puoi uccidermi. If you want, you can save me. Se vuoi puoi salvarmi. Whatever you desire. Qualsiasi cosa desideri. That is your right because I am your servant. Questo è il tuo diritto perché io sono il tuo servitore. Maybe. I have to in this life I will die. Forse in questa vita io morirò. And I don't know where I will go. E io non so dove andrò. So I'm just begging, please, in my next life, may I be born in a family of Vaishnavas. Quindi io sto elemosinando, per favore, nella prossima vita, se è possibile, fammi nascere nella famiglia di alcuni devoti. So from the beginning I can do devotional service. Così che io dall'inizio della mia vita posso fare servizio devozionale. Maybe in my next life I cannot even be a human being. Forse nella mia prossima vita io non potrò neanche essere un essere umano. If I have to be even an insect. Io posso essere persino un insetto. Then I don't mind. Ma non mi importa. As long as I always remember you. L'unica cosa importante è che io mi ricordi sempre di te. I don't want to become a great God in a heavenly planet. Io non voglio diventare un grandioso Dio nei pianeti celesti. Like Lord Brahma. Come il signore Brahma. And I don't want to become the most powerful being in the universe.
Io non voglio diventare neanche il più potente essere dell'universo. If I forget you. Se io ti dimentico. Bhukti mukti spya vinina jay bhakta. Oh Krishna, I ask you for one thing, special thing in my life. Oh Krishna, io ti chiedo per una cosa speciale nella mia vita. That I can become anurakta, attached. Che posso diventare anurakta, attaccato. To be in the association of your devotee who has no desire for material enjoyment and no desire for mukti, nirvana, liberation. Ad essere nell'associazione di quei devoti che non hanno desideri materiali e neanche desideri di liberazione, mukti. Any person with no qualification, if they have attachment to serving a pure devotee, their life will become successful. Qualsiasi persona, anche se non ha nessuna qualificazione, se loro sono attaccati alla possibilità di servire il puro devoto, la loro vita diventerà un successo. Even in the material life, there's a saying, it's not what you know, it's who you know. Non, anche nella vita materiale c'è un detto, non è cosa sai, ma chi conosci. If you can please thousands of people, then you are famous. Se voi potete dare piacere a migliaia di persone e siete famosi. But when you die, then where will you go? Ma quando morite dove andate? You can be born and all those thousands of people, they won't know who you are. Voi potete nascere e migliaia di tutte quelle migliaia di persone che vi conoscevano non sanno chi sei. So pleasing the whole world is nothing. Quindi dare piacere all'intero mondo non è nulla. But if you can please one pure saint. Ma se voi riuscite a dare piacere a un santo, then you can go to the spiritual world. Allora voi potete andare nel mondo spirituale. Because Krishna only accepts those who have become attached to his devotees. Perché Krishna accetta solo coloro che sono diventati attaccati ai suoi devoti. So Srila Bhaktivinoda is coming before Krishna. Please let me have a strong love and attachment to your saints. Bhaktivinoda Thakur va davanti a Krishna e dice: oh per favore, fammi avere un amore forte, un attaccamento per i tuoi devoti. Janaka dhanani dvayatatanai prabhu guru pati tu swami. Oh Krishna, you are my mother, you are my father, you are my master, you are my guru, you are my son, you are my everything. Oh Krishna, tu sei mia madre, sei mio padre, sei mio marito, sei il mio guru, sei mio figlio, tu sei qualsiasi cosa per me. Oh my love that I have given to so many things. Tutto il mio amore che io ho dato a così tante cose. To my family members, to my dog, to my car, alla mia famiglia, al mio cane, alla mia macchina, alle mie scarpe. Mind is so attached to many things. La mente è così attaccata a tante cose. I'm collecting this all together in one place and all my affection, all my attachment I give to you, Krishna. Io colleziono tutto questo attaccamento e tutto insieme io lo dono a te, ai tuoi piedi di loto. Bhaktinod kahay shuno kan. Shuno kan! Kan is a very sweet name for Krishna. Kan è un nome molto dolce per Krishna. Krishna is very hard to say. Krishna. Krishna è difficile da pronunciare. It's very crooked. Children cannot say it. È molto contorto. I bambini non riescono a dirlo in modo facile. Kan, very easy. Ma Kan è molto facile da dire. Oh Kana. Oh Kana. Listen to me. Ascoltami. Oh Radhanas. Oh Radhadas. Oh beloved of Radharani. Amato da Radharani. Hamara pran, you are my pran. Tu sei il mio prana. So we were discussing today how every movement of your mind, every movement of your body is what? Movement of pran. Oggi abbiamo discusso tattva. Come ogni movimento del nostro corpo e della nostra mente è un movimento del prana, il sutra tattva. He's saying, Krishna, you are my prana, everything. Lui dice, oh Krishna, tu sei il mio prana, sei il mio tutto. I am fully dependent on you. Io sono pienamente dipendente da te. So this song is showing the mood of Sharanagati surrender. Questa canzone mostra il sentimento della Sharanagati, la resa. When a person has this sentiment, then when they chant the holy names, when they engage in devotion, then they feel the divine realization coming. Quando una persona ha questo sentimento e canta il santo nome, lui può sentire le divine realizzazioni spirituali arrivargli. All the activities of bhakti become very, very delicious. E tutte le attività della bhakti diventano molto, molto deliziose.